Allora, tutto bene? Tutto bene? Com'è andata questa settimana? Bene. Mamma ragazzi, che depressione! Mamma mia, cioè... Quanti anni ci avete? 99 anni a testa! Adesso vediamo qualche esempio di film molto diverso tra loro. Io vi faccio sempre l'esempio di film perché i fumetti purtroppo nella loro essere storie più complesse, a volte questi passaggi sono più difficili un attimino da identificare, oppure che essendo storie seriali, molte volte, che so, se prendete un Dylan Dog, è vero che questa struttura comunque c'è in ogni singolo episodio di una struttura seriale, però sono un attimo più nascosti rispetto a una storia che comincia e finisce autoconclusiva, va bene? Quindi vi faccio sempre qualche esempio di film, anche perché è più facile da recuperare e penso anche più piacevole probabilmente da vedere. Poi faremo anche degli esempi di storia di fumetto e faremo la storia del fumetto naturalmente. Allora, per esempio, storia moderna, che non è legato al fantasy o comunque. Taxi Driver di Scorsese. Ok, proprio la storia. Chi l'ha vista? Uno, due, due. Ok, Taxi Driver, proprio il non plus ultra della storia metropolitana. Ok? Cioè, eppure è rispetta in toto quelle che sono le cose che abbiamo detto prima. Ci sembra strano perché è duro, è violento, era la cosa più estrema fatta all'epoca, insomma. Che cos'è? È la storia di uno che torna dal Vietnam, non trova il suo mondo ordinario, qual è? È l'America di inizio anni 70, è un veterano del Vietnam, quindi sappiamo che in qualche modo è l'eroe, però è un eroe moderno, ok, è un disadattato, forse con qualche problema mentale, non sappiamo se è dovuto a se stesso o alla guerra che ha fatto, ok, quindi che si riduce a fare il tassista a New York negli anni 70. Quindi questo è il suo mondo ordinario, l'America degli anni 70, lo blocco un attimo così, l'America degli anni 70, è quello che lui vede, da persona disadattata o comunque da persona che ha dei problemi, è lo sfascio della società, ok? È lo sfascio della società, lui vede questa America di inizio anni 70, New York, è proprio i sobborghi di New York di inizio anni 70, e quello che vede non gli piace, ok? Questo è il suo mondo ordinario, noi sappiamo che però lo accetta perché deve lavorare, deve campare, non trova altri lavori, perché lui si mette a fare il taxi driver perché nessuno lo vuole perché ha fatto una guerra che hanno perso, ok? Ha fatto una guerra che gli americani hanno perso e quindi il solo fatto di essere un reduce lo trasforma in un intoccabile della società, cioè che nessuno vuole vedere davanti. È un po' la stessa storia, paradossalmente, Rambo. È la stessa storia, però sono da due punti di vista differenti, ok? Qual è la sua chiamata all'avventura? Che a un certo punto nel suo taxi, la sua chiamata all'avventura, entra una ragazzina che è costretta a fare la prostituta, ok? Quell'episodio, lui che ha visto tutto lo schifo, che ce lo fa vedere che è un po' strano, che va nei cinema a luci rosse così per passare il tempo, non è molto intelligente, non è molto acculturato, eccetera. Questo episodio nessuno gli dice oh, tu devi salvare la ragazzina, però in qualche modo è la sua chiamata all'avventura, perché il mondo che gli sta attorno gli fa talmente schifo che quella è la goccia che fa traboccare il vaso, nel suo cervello qualcosa si rompe da eroe. Questo vi ricordate l'altra volta, abbiamo detto Errol Flynn, l'eroe degli anni 30, Robin Hood, no? Quello puro. Questo è l'esatto contrario, questa è una visione dell'eroe, perché poi questo è molto sul tocca abbastanza delle corde di sfumatura, insomma, nel suo cervello qualcosa si rompe e decide che deve salvare la ragazza. E per fare questo si allena, si compra delle armi allucinanti, nel contempo c'è un vecchio, c'è un tassista più anziano di lui, che nella fermata dei cose gli dice ma forse la vita così deve andare, forse così, gli cerca di dare delle indicazioni, ok? Che lui non ascolta, quasi mai, perché? Perché il mondo attorno non lo riesce a capire, ok? Il vecchio saggio, il mentore in questa occasione fallisce, ok? Fallisce, quindi vedete come possono anche essere violentati i canoni che abbiamo visto prima, però questo li rispetta tutti quanti.
Lui ha le prove, gli alleati e i nemici, praticamente, c'è tutta una parte centrale del film dove lui cerca di costruirsi un rapporto con una ragazza, però non ci riesce perché è il personaggio, è questo tipo di personaggio, quindi quando la prende questa ragazza, la prende e la porta in un cinema a luci rosse, lei giustamente dice questa è pazza. Ok, quindi non riesce a creare. Quella è la fase di amici, alleati e avversari. Poi va dallo sfruttatore della ragazzina che gli è entrata nel taxi cercando di scappare. Quindi conosce il suo avversario, quello che lui sta personificando come la sua ombra. Ok, il pappone, lo sfruttatore della ragazzina. Finché poi non deciderà, effettivamente una sera sbrocca e va nella sua testa a liberare questa ragazza. Ok? Questo qua è un film modernissimo per l'epoca, ok? Che vi mostra come quei passaggi che abbiamo visto, che erano legati al fantasy magari, possono sembrare legati al fantasy, sono adattabili anche a qualcosa di moderno. Questo è Il labirinto del fauno, questo è più moderno, è del 2006, questo è di Guglielmo del Toro. Di che cosa parla? Parla di una ragazza. Qua siamo già in una metà rispetto. Questo è da una parte fantasy, da un'altra parte, vi ricordate l'altra volta ne parlammo di questa possibilità, no? Da una parte è brutalmente realistico. È la Spagna degli anni 30, della guerra civile spagnola, tra i franchisti, i fascisti, insomma, e i partigiani, diciamo. E lei è una ragazzina che la cui madre si mette con un ufficiale di franco, dei fascisti, insomma, e, che lei legge, è fantasiosa, eccetera, e praticamente è una trasposizione moderna di una matrigna, un patrigno che però è mostruoso nel suo essere maschilista, nel suo essere violento, nel suo essere spietato, nel suo essere... Che non vuole una figlia femmina. Quindi lei è prigioniera di una situazione esattamente come Cenerentola, perché lui preferisce il figlio che ha avuto da questa. Ok. Improvvisamente nella nuova casa. Chi ha visto Coraline? Ok, Coraline. Non mi è piaciuto. Non ti è piaciuto. Blasfemo. Se vedete, La città incantata è sempre un andare in un nelle favole, molte volte è sempre andare in una casa nuova, sconosciuta, in qualcosa che non conoscete. Lei va nella casa, in questa casa di campagna, in questo casale di campagna, dove ci sono acquartierati i soldati del nuovo padre, e in un posto nel bosco trova un fauno. Qualcuno, quindi la sua chiamata all'avventura, lei riceve una chiamata da parte delle fate, di queste fate. Voi state sempre nel dubbio, è vero? Se lo sta immaginando per scappare a questa situazione allucinante in cui si è trovata, ok? Quindi questo è un altro film dove ci sono tutti i passaggi. Ok, Balla coi lupi, classicone del 92. Balla coi lupi, lui prende il suo mondo ordinario, qual è? Il mondo della guerra di secessione. Proprio prima inquadratura lui sta steso sul letto operatorio, sul lettino operatorio, e gli sta venendo tagliata una gamba, gli vogliono tagliare una gamba. Il suo mondo è l'inferno della guerra. Si riesce a riprendere, si vuole suicidare, il suo tentativo di suicidio, caricare i sudisti, insomma, da solo, viene scambiato per una cosa di eroismo, e gli concedono, hanno detto dove vuoi andare? E lui se ne è schifato dal suo mondo ordinario, decide no, me ne voglio andare in un posto in Gulandia, nel West, dove non c'è nessuno, non c'è niente. Lui è schifato dal mondo. Quando dicono che Avatar è questo film, è vero. Avatar, chi l'ha visto Avatar? Ok, qualcuno in più, perché è più moderno. È vero, lui in Avatar sta sulla sedia a rotelle e gli fanno la terra è distrutta ecologicamente, a livello ecologico non c'è più niente, gli fanno l'offerta, vuoi andare su Pandora, su questo mondo ancora vergine, dove puoi avere una nuova vita? Ecco qua, lui è schifato dalla guerra, l'umanità, cioè gli uomini bianchi lo hanno distrutto, decide, per la chiamata all'avventura, la sua possibilità di uscire dal suo mondo ordinario, perché il suo mondo ordinario è orripilante, la guerra di secessione americana, e di andare nel West. Incontrerà un vecchio saggio indiano, che insomma lui, gli altri indiani dicono no, uccidiamo l'asto bianco che sta da solo in questo fortino, in mezzo al nulla, uccidiamo. Il vecchio saggio indiano cercherà di capire
perché questo bianco sta là da solo e non sembra uguale a tutti gli altri. Ok, e farà un percorso dove troverà degli amici, troverà degli avversari, gli indiani cattivi, diciamo, diventeranno i suoi avversari, e poi dovrà tornare, dovrà decidere se tornare, se fare quel ritorno che abbiamo detto prima, ok? Se tornare al suo mondo d'appartenenza o sceglierne uno nuovo, e che cosa guadagnare in uno dei due casi, ok? Quindi, questo è Amadeus, questo è particolare come caso, questo pure è un grandissimo film, è la storia della presunta rivalità tra Antonio Salieri, compositore italiano alla corte di Vienna, e il nuovo miracolo di Dio, Mozart, che si presenta giovane, molto più giovane, molto più talentuoso, secondo il film e secondo il libro da cui è tratto, è una vista. No, però la cosa... Okay, è un libro, non è un film storico. È una storia dei Simpson. Sì, esatto, Simpson l'hanno parodiato. Sonata in La K331, terzo movimento. Non ti sento! Sonata in La K331, terzo movimento! Ok, non è la storia vera, è una storia sull'ossessione. Ok, Antonio Salieri nel film... è ossessionato da questo nuovo che è uscito. Non è un film avventuroso per niente, è tutto interno, c'hanno i parrucconi, le cose, cioè. Eppure rispetta questi i canoni che abbiamo detto prima, perché lui a un certo punto ha un nemico, un'ombra, si autocostruisce un'ombra ossessiva e deve in qualche modo distruggerla nella sua testa, ok? E ci sono i passaggi di cui abbiamo detto prima, ok? Perché? Perché il nuovo che avanza è un'ombra. In questo caso il nuovo che avanza è Mozart, lui è il compositore di corte, e arriva questo ragazzino sguaiato, volgare, eccetera, che mentre lui è religioso. È una cosa, un'ossessione in cui una persona si crea un'ombra, perché il suo pericolo è un uomo che avanza, che non gli piace, e lo deve distruggere in qualche modo. E dato che è un dramma, non si, la sua ricompensa quale sarà? È una cosa migliorativa o peggiorativa? Okay, la morte. Esatto. Mi stupirebbe di sapere qual è la sua... Non ve la dico, io sono... Questo è come Ballaglubi, Lawrence d'Arabia. Oh, famosissimo questo qua, mai visto. Lawrence, sì, l'hai visto? Lawrence d'Arabia, un bianco. Si è addormentato. Un bianco che a cui non piace, ve lo mostra all'inizio, che lui non è entusiasta, lui fa il cartografo per gli inglesi, ve lo mostra che dice non è contento del suo mondo di inglesi, ed è uno dei pochi inglesi a cui piace il deserto, mentre tutti gli altri ufficiali trattano e cui piacciono gli arabi, la popolazione araba. Quindi lui prende e decide di andare nel mondo degli arabi, insomma, nel mondo del deserto. Quindi è molto come Ballaglubi, è molto come questo qua, che è successivo a Ballaglubi. Ok, decide di cambiare la sua parte, cambiare mondo, andare in un altro mondo. Ok, questa è una costante nella narrativa, cambiare il proprio mondo, andarsene. Ok, se vedete perché, proprio perché... Questi sono esempi in cui veramente, questo è Ballaglubi, sono esempi in cui il personaggio veramente decide di andarsene in un'altra civiltà, in un altro pianeta o in qualche altra cosa. Perché? Perché non vuole stare nel suo mondo, il suo mondo l'ha deluso oppure non gli piace, ok? E sono pertinenti perché? Perché usciamo dal nostro mondo ordinario, ok? Lawrence d'Arabia, fatevi un piacere, vedetelo a pezzi pure, però... Questo merita un capitolo a parte. Chi ha visto i sette samurai? Uno alla volta, non via. Chi ha visto i Magnifici Sette? Allora, passiamo nella sfera più alta di quello che può essere la narrativa umana, ok? Sono sette personaggi tutti diversi, sette samurai diversi, che decidono di andare a proteggere, sono sette disgraziati in qualche modo, ok?
Aspetta, ci piazziamo perché sono dei Ronin, sono dei samurai senza padrone, tutti quanti dei samurai senza che hanno chi ha perso il proprio signore, chi è rimasto, chi è diventato un mercenario. Sono sette disgraziati che stanno per strada, non sanno a che santo votarsi, si vendono al miglior offerente, quindi il loro unico discorso è questo qua. A un certo punto un villaggio di poveri contadini viene vessato da dei briganti. Il vecchio di questo villaggio dice: andate in paese, nella città più vicina, e assoldiamo dei samurai che ci difendano. E gli garantiamo il vitto, l'alloggio, quel pochissimo che gli possiamo dare. Trovano questi qua, No, niente, l'ho già sentita la storia, però. La storia perché l'hanno replicata gli americani poi nei Magnifici 7, l'hanno fatto pure qualche anno fa, l'hanno rifatto pure in western. Però questa è proprio la storia originale, ed è, come livello di film, è ancora adesso allucinante. Perché questa è l'opera di un genio, questa è un'opera di Kurosawa, ok? Qua stiamo a dei livelli che ancora oggi, questo è del 54, ma ancora oggi come raffinatezza psicologica, e anche come bellezza, se trovate una copia buona, in italiano purtroppo non esiste una copia in alta definizione buona di questo qua, mi sembra che non l'hanno ancora fatto, se lo vedete restaurato, cioè è ancora un film di bellezza incredibile. Allora, che stavo dicendo? Vanno in paese e ci sono i samurai che li scacciano, dice no, pezzente, che devi fare, che voglio, non voglio avere niente a che fare, a me mi devono pagare. E c'è qualcuno invece che per una ragione, chi per un'altra, decide di andare a difendere il villaggio. Riescono a trovare questi sette, un vecchio samurai saggio, diciamo, qualcuno che lo vediamo ha più battaglie degli altri sulle spalle, per un senso di nobiltà che probabilmente nella sua vita non ha mai conosciuto, prende e assembla questo gruppo di sette che non hanno niente da perdere e vanno a proteggere questo villaggio. Ok, il ritratto di ognuno dei sette è una diversa immagine della figura del samurai. Ok, c'è quello silenzioso alla Gaemon, c'è quello scherzoso, c'è il soldato glorioso di Toshiro Mifune, era l'attore feticcio di Kurosawa. Cioè il soldato blu, quello che poi vediamo nella storia, si rivela che non è manco un samurai, è uno che ha trovato una spada e per progredire socialmente si è. Quindi sono sette, e ognuno di loro ha, anche nel tempo di un solo film, riesce a creare sette archi di trasformazione dove si dicono determinate cose su tutti i personaggi del film. Quindi questa è una cosa difficilissima e che poche volte hanno fatto così bene. Allora, e con questa cosa finiamo la parte narrativa. Allora, io spero sempre che da queste cose poi a gennaio qualcuno venga con una paginetta e mi dica: io ho fatto questo esercizio e mi sono immaginato questa storia. Ok? Spero sempre questo. Se avete qualche idea del genere, cioè, ve l'ho detto l'altra volta, le cose possono partire, le storie possono partire da qualsiasi cosa, ok? Ma qua abbiamo visto degli esempi altissimi, io ve li consiglio di vedere, pure l'altra volta abbiamo visto Labyrinth, perché quanto più narrativa acquisite, vedete, leggete, eccetera, tanto più capite i modelli che poi potete utilizzare, ok? Quindi non lo so, io posso pensare, mi sto scervellando, come posso usare narrativamente la storia dei due ricercatori a Polo Nord, che uno dei due spoilerava i libri gialli all'altro e quello poi si è rotto le scatole e l'ha coltellato, cioè, perché è un soggetto meraviglioso, come lo posso usare narrativamente? Me lo sto figurando, dice, prima inquadratura Polo Nord, un blocco di libri gialli per far capire qual è il... Non lo so, me lo sto costruendo nella testa. Se voi volete fare questo esercizio, trovatevi uno spunto, un fatto di cronaca e fatemi lo storyboard, no? L'abbiamo detto l'altra volta, questa divisione in vignette in cui cominciate a provare narrativamente come si fa. Vi dico pure che se non ci provate da soli ad affrontare questa cosa, sarà difficile, perché quanto più ne fate e sbagliate, tanto più
potete poi diventare bravi a fare questa cosa, ok? A fare anche gli storyboard, non dico a scrivere, io non scrivo, è difficilissimo che mi metto giù a scrivere, cioè devono essere degli impegni belli grandi, io mi prendo, me li disegno così come fossero dei piccoli storyboard, ci metto la nuvoletta, poi cancello, sposto, metto, mi faccio già uno storyboard di massima di quello che sono i lavori che vado a fare. C'era un altro spunto bellissimo, forse non ve lo so ce la faccio. Era il robot di sorveglianza di un centro commerciale. C'era questo articolo, un trafiletto, un robot di sorveglianza di un centro commerciale, cioè una specie di birillo con un occhio, penso una videocamera, che diceva l'articolo si era suicidato buttandosi in una vasca, in una fontana, per noia, sosteneva la cosa. Il trafiletto magari era stupido ed era traviante, però l'idea che un robot di sorveglianza di un centro commerciale a un certo punto basta, non ce la faccio più, e si suicida, magari perché gli altri robot di sorveglianza, lui aveva una personalità, gli altri facevano solo il giro del perimetro, si sentiva escluso, hai visto? Tutte queste cose, provateci. Qualsiasi le cosa, variazioni i trafiletti delle cose, a volte io me li conservo, mi faccio lo screenshot giusto per ricordarmi le cose. Poi possono essere cose prese da libri, possono essere spunti, non lo so. Veramente li potete trovare in qualsiasi cosa, insomma. Ok.